queste iniziative della rassegna clavicembalistica dedicato all'ambasciatore Cortese, che è il cembalo nell'Europa musicale, un'iniziativa anche di Enza Cagliazzo, docente del Conservatorio di San Pietro a Maiella. Sono 12 appuntamenti nell'anno per offrire al pubblico dei concerti intorno a tutte le sfumature del clavicembalo, con la voce, con gli strumenti o da solo. Questa rassegna dà anche spazio ai giovani musicisti napoletani e anche italiani che hanno la possibilità di esibirsi qui nella splendida chiesa della Redenzione, dell'Arciconfraternita dei Cattivi, Sant'Alfonso Maria. Ci sono le reliquie del santo dietro di me, e Santa Maria della Mercede. In questa chiesa Sant'Alfonso Maria rinunciò alla vita mondana e lasciò la sua spada per dedicarsi alla sua missione sacerdotale. Che si chiama Lusinghieri Accenti, che prende il nome proprio da una cantata di Pergolesi, ha inaugurato con oggi una manifestazione, una rassegna clavicembalistica, che a Napoli non è una novità per Napoli, perché rassegne clavicembalistiche non ce ne sono. Sono appunto 12 concerti, come ha detto la mia collega, e abbiamo pensato di eseguirli qui, i concerti, in questa chiesa, una chiesa molto importante, la chiesa di Sant'Alfonso di Liguori, vicina al conservatorio, nel centro storico di Napoli. Io sono una docente del conservatorio di Napoli e quindi poter occuparci appunto di musica antica, di musica del Settecento, qui nella nostra Napoli, per me è un grande onore. Il nostro conservatorio è un conservatorio, ha una biblioteca importantissima che custodisce manoscritti di tutto il repertorio della scuola napoletana del 600 e del 700, e tutti gli studiosi arrivano qui appunto a Napoli proprio per poter visionare questi manoscritti, e ha anche una quadreria importantissima e un museo dove ci sono anche strumenti antichi, e c'è anche un clavicembalo antico, una copia probabilmente di Rucker's, che è stata restaurata e perfettamente funzionante.